Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Non perché sia facile, ma perché è difficile. Benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Vi parlo da Cape Canaveral in Florida e questo punto è un luogo davvero storico perché proprio qui il 16 luglio del 1969 e più esattamente alle 9:32 del mattino è decollato il razzo Saturno V che ha portato per la prima volta degli uomini sulla Luna. Questa è la famosa rampa 39B, dalla quale poi sono decollate tutte le missioni Apollo che hanno effettuato delle esplorazioni sulla Luna tra il 1969 e il 1972. Oggi è cambiata, è stata sostituita da una rampa più avanzata tecnologicamente, adatta a consentire i decolli degli shuttle. Ma quel 16 luglio questo luogo era diventato davvero il centro del mondo. In effetti migliaia di persone qui sul terreno, sulle tribune, senza contare poi tutte quelle sparse nel mondo davanti ai televisori, erano letteralmente in attesa. In attesa di quel conto alla rovescia destinato a realizzare un sogno dell'umanità, un sogno molto antico, andare sulla Luna. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Poi accende i razzi e se ne va. Alla fine non è altro che un piccolo, piccolissimo diamante sospeso tra il nero dello spazio e la Luna. Collins, l'astronauta rimasto a bordo del modulo di comando, lo osserva dall'oblò. Tra sé e sé dà solo il 50% di probabilità che tutto vada bene. E non sa che anche Armstrong, che sta sul LEM, la pensa come lui. Ma si tratta di stime ottimistiche. Per altri colleghi rimasti sulla Terra le probabilità sono ben inferiori. Cominciano i primi problemi. Le comunicazioni radio di colpo diventano pessime, ci sono dei brusii, le voci non si sentono, sono confuse. Sono momenti di tensione. Pensate che già questo potrebbe provocare l'annullamento di tutta la discesa sulla Luna. Ma poi all'improvviso tutto torna normale e si può continuare. Mancano ora solo 100 chilometri al punto di atterraggio. Sono gli ultimi 100 chilometri di anni e anni di lavoro. Armstrong e Aldrin sono in piedi, fianco a fianco, nelle loro tute. Aldrin a questo punto preme un pulsante e accende il motore per cominciare la discesa sulla Luna. I due astronauti avvertono, lo dicono poi dopo, l'hanno raccontato ai giornalisti, una leggera pressione ai piedi. Prima galleggiavano. Significa che tutto è cominciato davvero. Ma all'improvviso Armstrong si accorge che qualcosa non va. Dall'oblò
tiene d'occhio dei punti sulla superficie lunare, dei crateri, dei rilievi montuosi, eccetera. Sono i suoi riferimenti durante la discesa. E si accorge che gli passano davanti con 2 secondi di anticipo rispetto al programma previsto. 2 secondi a quella quota significa chilometri, chilometri al suolo. Se continuano così, andranno, come si dice, lunghi, cioè supereranno il punto d'atterraggio. Ma quello che è grave è che il computer di bordo non se ne è accorto. 3 o 4 minuti dopo l'inizio della discesa, Neil fece un'osservazione. Sembra che stiamo andando un po' troppo lunghi. Io pensai, figurati, come fa a venirgli in mente un sospetto del genere? Ma poi risultò che eravamo effettivamente un po' lunghi. A Houston, un tecnico invece si rende conto del problema. È Stephen Bales, ha appena 26 anni, ma è già responsabile del controllo delle manovre di volo. Mi resi conto che stavamo arrivando sulla Luna 20 chilometri più velocemente del dovuto e il computer non lo indicava, lo dicevano i radar di terra. Forse non sembra molto, e invece era quasi sufficiente per annullare la missione. Arriva lì e mi dice, guarda che non siamo nella posizione in cui ci aspettavamo di essere. La velocità non è quella stabilita, è cosa ancora più inquietante. Manca poco all'annullamento della missione. Dico, accidenti, qui la situazione si fa pesante. Meno 47 gradi. Se si supera di 30 km la velocità stabilita, bisogna fermare la missione, perché ci si può letteralmente schiantare sulla Luna senza accorgersene, col pilota automatico inserito. La velocità di discesa fortunatamente non aumenta e resta comunque sotto i livelli massimi. Si può continuare. Il LEM scende ancora. Ormai siamo a soli 14 km dalla superficie lunare, dal traguardo. E cambia posizione, è previsto. In questo modo potrà orientare il radar verso il suolo, così da capire la distanza che manca. I due astronauti, in questo movimento del LEM, vedono passare la Terra, lontanissima, attraverso gli oblò. Sembra un miraggio lontanissimo. In effetti, a pensarci bene, sono soli. Se qualcosa andrà male, nessuno potrà venirli a prendere o anche a salvarli. Il radar comincia a fornire i dati, ma c'è un nuovo problema. E Aldrin accorgersene paragonando sugli schermi i dati del computer e quelli appunto del radar. Si accorge che c'è una differenza di centinaia di metri. Questo significa che si schianteranno al suolo quando il computer invece riterrà che manca ancora parecchio. Così Aldrin decide di ordinare al computer di dare precedenza ai dati del radar. Ma non appena Aldrin preme dei pulsanti, scatta una sirena acuta e sugli schermi del computer lampeggia una scritta gialla, con una sigla, PROG. Allarme di programma, il programma del computer è in tilt. E viene fuori anche una scritta, 1202, è un codice, ma nessuno sa cosa significhi. Non era mai accaduto, non era mai apparso nelle simulazioni a terra. Così i due astronauti chiedono a Houston delle spiegazioni e cosa fare. Gene Kranz capisce al volo che è qualcosa di anomalo e si rivolge a degli esperti informatici. La loro ipotesi è che il computer, per qualche motivo sconosciuto, stia automaticamente ritornando all'inizio del suo ciclo, forse per le troppe operazioni che deve fare. Armstrong comincia a spazientirsi e chiede a Houston una spiegazione. A questo punto si poteva davvero sospendere la missione, ma questo avrebbe mandato a monte anni e anni di lavoro. In fondo il computer funzionava ancora. Certo, faceva delle vizie, ma funzionava. Così Steve Bales, il 26enne, intuisce che forse si può ignorare questo problema e andare avanti. Dà l'ok. E ha ragione. Per questo riceverà poi una medaglia dal presidente degli Stati Uniti, la stessa che riceveranno i 3 astronauti. Kranz comunica all'EM, via libera all'allunaggio. Il computer ora funziona di nuovo regolarmente. Ma in questi momenti spasmodici per risolvere i suoi problemi si è perso molto tempo prezioso e il punto di atterraggio, quello previsto, è sfilato via. Il LEM ora si trova, pensate, a soli 300 metri dal suolo lunare e vola velocissimo senza una meta precisa. Nella sala di controllo a Houston scende un silenzio irreale e poi un nuovo colpo di scena. Sullo schermo della sala tutti vedono la sagoma virtuale del LEM schizzare via a 6 km fuori bersaglio. Pensate che a 10 km la missione deve essere automaticamente annullata. Ho visto il veicolo andare in traiettoria orizzontale come non l'avevo mai visto fare nelle simulazioni. E dissi, cosa sta andando storto? Cosa sta succedendo? Andava
5 volte più veloce in orizzontale. Non doveva fare così, ma appoggiarsi delicatamente. 30 metri, un metro in basso, 3 in avanti. Cosa sta accadendo a bordo dell'EM? Armstrong ha capito che sono fuori bersaglio e che il computer li sta dirigendo alla cieca verso una distesa di enormi macigni, grandi quanto una casa. Così prende una decisione. Se proseguono sa che sono morti, sono spacciati, e quindi disinserisce il pilota automatico, il computer, e comincia a pilotare lui stesso il LEM. Cerca disperatamente un luogo dove atterrare. Sapevamo che non sarebbero scesi nel luogo previsto. Avevamo lavorato tanto sull'esatto punto di atterraggio e volevamo che quell'atterraggio fosse un vero successo. E sicuro. Invece non scendono dove devono e non sappiamo dove alla fine scenderanno, ed è spaventosa la scoperta che forse stiamo per assistere a qualcosa che potrebbe mettere fine al programma. Il suolo lunare è maledettamente vicino. Il cuore di Armstrong comincia a battere sempre più forte. Lui, noto per essere un uomo di ghiaccio, ora le pulsazioni oltre i 150 battiti al minuto. Eppure, con una calma sovrumana, chiede all'altro astronauta, Aldrin, come siamo a carburante? La risposta è 8%. Nulla. Armstrong vede un'area che può andare bene per atterrare, ma poi scopre che è troppo vicino a un cratere, è troppo pericoloso, l'EM potrebbe ribaltarsi. Continua. Mancano 90 secondi alla fine del carburante. Anzi meno, perché a 20 secondi il computer rilancerà automaticamente in alto il LEM. A Houston, infatti, è già cominciato il conto alla rovescia. A quel punto Armstrong nota una piccola area, grande quanto una stanza, 20 metri quadrati. Attorno, certo, ha dei massi, dei crateri, ma non c'è scelta. Siamo ad appena 30 metri dal suolo. 30 metri, un metro in basso, 3 in avanti. Secondi. Luci in funzione. Avanti. A 60 secondi dall'atterraggio, con le luci accese e ancora abbastanza lontani dal suolo, diciamo a 30-35 metri, ero un po' preoccupato. Ma che potevo fare? Potevo dire, Neil, sbrigati ad atterrare. Non potevo dirglielo. 30 secondi. Senti 60 secondi, poi senti 30 secondi. Una volta arrivati a zero, non ci sarebbe stato più carburante. Lo sapevamo noi e loro. Subito dopo l'annuncio dei 30 secondi, l'equipaggio disse, ehi, solleviamo polvere. Solleviamo polvere. 23 metri. Sapevamo di esserci quasi e che qualunque cosa avessi detto o fatto, da quel momento in poi l'equipaggio avrebbe proceduto all'atterraggio. 4 avanti. Andiamo un po' a destra. Stavamo tutti in silenzio giù alla base e parlavamo soltanto per aggiornarli su qual era il livello del carburante. E il carburante diminuiva sempre di più. Poi finalmente sentii dire luce di contatto. Luce di contatto. Ok, motori fermi. Il LEM è atterrato. Pensate, sono rimasti solo 10 secondi di carburante. I due astronauti si guardano, sono immagini che nessuna telecamera ha potuto registrare, ma che loro stessi hanno poi raccontato. Sorridono attraverso i caschi e Aldrin dà una pacca sulla spalla ad Armstrong. Sapevo che non c'erano telecamere a riprendere quel momento. Così ho dovuto fissarlo nella mia mente, guardando Neil e dandogli una piccola pacca sulla spalla. Poi entrambi abbiamo sorriso per la gioia del successo. Sulla Terra però ancora nessuno sa se ce l'hanno fatta oppure no. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Non capivo cosa fosse quella base della tranquillità. Non avevano mai usato quel termine nelle simulazioni. Si erano sempre chiamati Aquila. Ho detto, base della tranquillità, che significa? E subito dopo, che nome magnifico. E tutto questo nel giro di 2 secondi. Ricevuto, tranquillità. Vi sentiamo forte e chiaro. Qui abbiamo rischiato l'asfissia, ma respiriamo di nuovo. Grazie mille. E all'improvviso venne fuori la grande emozione di tutti. Saltammo in piedi ad applaudire. Von Braun era seduto davanti a me, si voltò, mi fece il segno di ok e disse grazie, John. È il più grande complimento che io abbia mai ricevuto.
Le prime ore della serata scorrono in un clima tranquillo. La tensione comincerà più tardi. '22:15, il primo momento drammatico. Il LEM sta per toccare il suolo lunare. Siamo nella cabina di regia. È qui che giungono i segnali da Houston, qualche secondo prima che arrivino a milioni di italiani. Mario, lascia adesso stare in primo piano. Guarda come ti do stagno, ti do stagno. Eccolo. 5 piedi e mezzo. 4. 2 metri. Attenzione. Ecco, lascialo sempre così. Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. A voi Houston. Qui ci pare che manchino ancora 10 metri. No, Ruggero. Ecco, sto aspettando. No, Ruggero. Pronto? Se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso, da 2 metri e mezzo non si passa a 10. Fermate i motori, hanno detto da terra, in questo momento. Ha toccato in questo momento, Ha toccato, hanno fermato i motori in questo momento. Cioè praticamente, ecco, l'errore è comprensibile perché era effettivamente atterrato quando io ho detto alle 22:17 precise, ma il motore, così come si fa per un elicottero, è stato spento un pochino più tardi. Guarda, Tito, ripetiamo, l'uomo è atterrato sulla Luna. A te, Orlando, per i commenti da Houston e per le reazioni da Houston. Sai, quella piccola differenza, quei pochi secondi di differenza nell'allunaggio, probabilmente era per dare il tempo agli astronauti che avevano toccato il suolo lunare con dei fili che prolungano le gambe per sentire se tutto era a posto. Ecco, c'è qualche immagine. Eccola in questo momento. Ecco l'immagine televisiva. Ecco l'immagine televisiva viva dalla superficie della Luna. E si vede appunto queste strutture meccaniche con lo sfondo lunare. Immagine molto contrastata. È capovolta. L'immagine ci arriva capovolta. Ancora non abbiamo spiegato, probabilmente Aldrin avrà capovolto la macchina. Ecco, hai visto infatti la rimessa in ci piedi. Contentiamo, guarda. No, ecco l'uomo che scende. In questo momento non ti so dire se è uno scherzo ecco elettronico o per altre ragioni. Ma eccoci le prime immagini che siano inviate da la prima trasmissione che sia inviata da un uomo su un altro corpo celeste alla Terra. It's one small step for man.